Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in Undertale. E vi ho lasciato qui col fiato sospeso perché uno ci stava rincorrendo con delle lance in attesa di tirarcele in fronte. Quando c'è l'ombra è una... Infatti, sono chiazze, sono pozzanghere, cosa sono? Sono un sacco di pozzanghere create dal nulla. No, sono lance. Oh cazzo. Sì, erano lance. Nope. Volevi. Guarda che faccia, non se l'aspettava. E che cavolo, ah, ma li sta sparando da sotto. Quindi, qua ho rischiato. Dobbiamo trovare un modo di scappare. Ho preso il danno. Dovevo prenderlo. No, qua l'ho preso per sbaglio. È possibile che non riesco a schivarne una? Nessuno non riesco a schivarne. Di qua mi sembra, non giù. Qua, probabile. Quasi probabile. Cavolo, se è difficile dopo un po', eh? Mi spara sempre di più. No. No. Tipo Tetris, io sono il pezzo mancante. No. Voleva. Niente. E vabbè. No. Ho preso il danno. Devo sempre... Qua mi sembra che finisca. Mi sembra, eh. Non è scientificamente provato. Non credo, non è che ho quasi finito. Continua a spararne di più. Sì, col cavolo che finisce. Cos'è che continua a spararne di più? Di più? No. Vabbè, vicolo cieco. Help. E adesso? Adesso mi tocca tornare indietro. Spero che non mi abbia inseguito. Spero, dimmi di... Vabbè, siamo morti. Finisco qui l'episodio. Intanto siamo morti. Eh? Cosa? Ah, ha rotto il ponte! Ha rotto il ponte? Scusa, ma non faceva prima tirarsi una lancia in fronte? No, spacca il ponte. Così non sa neanche se siamo morti veramente. Eh? Ah, sembra che un suono venga da di là. Ah, sei caduto, sei caduto! Non hai... Sei a posto? Ecco, alzati. È un bel nome. Il mio nome è... Siamo risorti sul coso di fiori. Boh. Ah, spazzatura. Siamo... Ma le cascate sono tipo le fogne. Ma qua salviamo che... No, no. Sì, se vi leggo tutto finiamo qua l'episodio che sono 2 ore di roba. Ma qua c'è una bici addirittura. Ah, la bici arrugginita. Vabbè. Quello lì era Clax, mi sembra. Questo è un pupazzo. Lo vuoi colpire? No, non lo colpisco. No. No. Non lo colpisco. E cosa... Adesso cosa... Si è arrabbiato. Un pupazzo che si è arrabbiato. Un pupazzo che flutto si è arrabbiato. Troppo intimidato per affrontarmi, vero? Sono un fantasma che vive all'interno di un pupazzo. Il mio cugino... Ah, il mio cugino abitava in un pupazzo anche lui, però... Finché... Eh? Finché non sei passato di qua. Quando gli hai parlato, pensavano... Eh? Ah, pensavano che fossero per una buona conversazione. Ma le cose che tu hai detto, orribili, scioccanti, incredibili. Eh? Gli hai spaventati e gli sparati fuori dal pupazzo. Come ho fatto, scusa? Io ho parlato. Eh? Ti spero l'anima fuori dal tuo corpo. Almeno questo è quello che ho capito. Se ho sbagliato tutto, avete ragione. Folle, folle, folle. Nope. E che cavolo, questo qua è un boss bello e buono. Ah, dovevo sparargli di contro. Ah, dannati pupazzi. Guardate dove sparate i vostri attacchi magici. E tu, dimentica quello che ho detto a proposito della magia. E sei tu che hai parlato della magia, eh? Sì, ti sconfiggerò e prenderò la tua anima. Bello. Dai che gli faccio danno. Io adesso si prende tutto. Si prende tutto, sta prendendo tutto il danno. Io non sto facendo nulla, eh. Non ho visto. Avevo detto tipo userò la tua anima per... Poi non l'ho letto.
LOL. LOL. Quante ne ha prese? Risparmia. Io starò nella finestra di un negozio, mi sembra che abbia detto. Nella Madonna, quanti danni ti faccio? Sì, ah, l'ho deshottato con l'ultimo. E tutto quello che voglio sarà mio. Dai, dai. No. Ah, sì, perché lui si ferma. E vendicherò mio cugino. No, sono esplosivi. Cosa cavolo sono? Vedo che cadevano tipo all'Akbar, mi venivano addosso. Qual era il loro nome? No. E magia, l'ho preso, sì, l'ho preso. Per fortuna. Comunque, whatever, vuol dire comunque. Adesso, dai che lo prendo. Si ferma quando sparano la magia. Solo per quello. Vergognoso, pitiful, mi sembra. E prendilo una volta, fammi un piacere. 17, ho 17 di vita però. Pitiful è vergognoso, oppure qualcuno più esperto di materia. Questo gli ha fatto male. Folle, folle, folle. Dai, spara, spara. Lui, lui, lui. No, no, niente. Quante volte ci toccherà andare avanti? Nope. Voleva lui. Sì, questa volta l'ho sciotto. Ehi. Comunque, no, aspetta, così dicevo. Passivo, passivo, passivo. Ricordate cosa ho detto a proposito di non colpirmi? Fallimenti, siete tutti licenziati. Sarete tutti rimpiazzati. Ah, ok. Ora vedete il mio vero potere. Usando gente che non è ciarpame. Ah, missili magici. Aia. Dai che va. La madò. Ah, missili di magia. Cioè, i pupazzi bot. Sì, ok, però anch'io faccio cagare. Cioè, quante ne ho prese? Siete terribili? No, ti prego, non morire, non morire. Iii, quanto danno? No, qua mi serve della vita, devo recuperare la vita. Nice cream, che tanto ne ho 30. Attacco finale! Attacco finale, dai, dai, dai! Che casino! No, nope! Eh sì, ho preso danno. Oh, no, no! Questo sì, ti ha presi gli incassati tutti, però non male. Ah, fanculo. No, cioè, nel senso, no, non funziona. Quindi sono anche peggio degli altri. Ma che importa? Non mi servono amici. Un coltello. Io ho coltelli? Nope. Dai, colpisci. Ne avevi uno solo. Io ho finito i coltelli. Ma non vuol dire. Ma non importa. Non puoi fermi e io non posso ferirti. Mi combatterai per sempre. Per sempre. Perché si sta scomponendo come un Lego? Cosa sono queste cose qua? Pioggia acida. Ah, dimenticalo, me ne vado. Complimenti per l'effetto. Io non so farlo. Ah, il buon vecchio Napstablook che è spawnato qua. Comunque, faccio. Grazie, faccio. Ah, diceva, ah scusa, mi dispiace. Ah, il tuo amico se n'è andato. Oh no. Sembravate davvero che vi divertivate. E volevo solo salutare. Oh cavolo. Punto, 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 punto. Ok. E adesso? Ora vado a casa, ok? Sentiti libero di venirmi a trovare quando vuoi, ma senza pressione. Capisco che sei impegnato. Ok, non preoccuparti. Ma ripensaci. Ok, eccolo qui. Ehi, la mia casa è su di qua. In caso tu la voglia vedere, o in caso non vuoi. Che depresso che è. Senti la tranquillità. E sei riempito di determinazione. Senti che calma. Basta, mi sono rotto le palle. Ah, qua c'è l'anatra che ci porta dall'altra parte. Qua su c'è. Sembra che non ci sia nessuno in casa. E questo che cavolo è? Cosa? È. Sta vivendo?
Un pupazzo che vive? Non so di chi sia quella casa comunque. Che musica disturbante. Oh, sei venuto veramente. Scusa, non me l'aspettavo. Non è molto, ma sentiti come a casa tua. E vuoi ascoltare qualcosa? O qualcosa? Questo? Questo CD è chiamato Ghouli Day Music. Vuoi suonarlo? No. Questo CD è chiamato Spook Wave. Questo fa paura. Questa ambientazione. È come se tutto il mio corpo fosse spaventato, mi sembra. Spook Tunes, vediamo. Questo è peggio ancora. Ah, un classico. Non fanno più canzoni così adesso. Sì, ti prego, spegnilo. Ah, vuoi ascoltare qualcosa? Oh, qualcosa. Questo computer. Ah, questo computer. L'internet di questo computer è aperto su musica condivisa. È una ragnatela. Ah, c'è una mosca su sopra. No, non ti prego, no. Posso andare? Posso? Ciao. Ciao, Vabbè, almeno io l'ho salutato. Di qua? Vedo. Questo cos'è? Imbarazzante, ci sto lavorando sopra. Intendo, benvenuto nella fabbrica di lumache di Scos. Sì, sono l'unico impiegato. È un posto con molto business questo. Ma il nostro cliente principale è sparito un giorno. Ma ora c'è solo una persona che si fa vedere una volta al mese. E chi è? Vabbè, non mi può interessare qua su lumache, ma che sì, ciao ciao, ciao, vorrei andare avanti. Anche perché stanno aspettando che io vada avanti. Uso la scatola, metto via il coso coltello e basta. Dice, ah, qua c'è il mercato, visto? Compra. Allora 18, 20, 20, ok. Cloudy Glass, no. Meno 5 di difesa. No, ah, però invincibilità più alta, beh, non male. Però io prenderei questo, eh. È così. Exit. Vabbè, ciao. Qua non c'è nulla. Quindi siamo costretti ad andare a destra. Qua c'è. E di nuovo la canzoncina delle cose. Ah, sconfitti, ci siamo resi agli umani. Sette dei loro migliori maghi. Ci hanno chiusi nell'underground con un incantesimo. Tutto può entrare, ma niente può. Ma solo qualcosa con una potente anima può uscire. Ah, tipo le poste, tutti possono entrare, ma solo chi ha prelevato può uscire. Si paragoni di merda, lo so. C'è solo un modo per distruggere quell'incantesimo. Se una grande forza equivalente a sette anime umane attacca la barriera, si distruggerà. Ui, sette anime umane, fai in tempo a distruggerla col martello. Ma questo posto maledetto non ha entrate o uscite. Non c'è modo che un umano venga qui. Rimane. Saremo intrappolati qui per sempre, infatti io vi dico, ma provate col trapano che magari funziona. Non c'avevano i trapani al tempo. Magari tipo sono overpower. Ah, quei funghi allucinogeni, accendiamo il sentiero che andiamo. Vedete che funzionano però, eh? Qua. Chi trovo adesso? Un Temmie? Cosa faccio con un Temmie adesso? Feed Temmie, flex. Fai flex a Temmie. No, i muscoli non sono carini. Io non sono d'accordo. No. Solo noi due, eh.
Oh, you touch my tralala, my din din dong. Perché? Allora, te mi hai crepato. Ok, solo noi due, eh. E si è buttato fuori, si è proprio si è sparato fuori. Dove eravamo rimasti? Ah, trucchetto, sono andate giù. Andate qui. Al negozio, Tammy. Ti prego, aiutatemi, sto perdendo il sonno mentale. Help. Ah. Ok. Io me ne andrei qua, eh. Ciao. Ah no, aspetta, salviamo. Io vado, eh. Vado. Ciao. Ciao. Che brutta gente. Dicevamo. Dobbiamo andare su. Sto andando totalmente a ca... Totalmente a caso. Ah, sto qua in un vicolo cieco, mi sembra. Comunque il fungo allucinogeno funziona. E chi abbiamo trovato ora? Due mold small. Risparmia. E questo qua non fa nulla. Ah, imita. Cosa è diventato? È diventato gigante! Nope. Cavolo, mi ha preso, mi ha preso, mi ha fatto male. È diventato un... Hug? Abbraccio? Ah, la tua velocità diminuisce. Male. E non so cosa fare con questo nemico qua io. O almeno non me lo ricordo. Proviamo... Non abbracciare. Ah. Apprezza il rispetto che hai per lui, perché non lo abbracci e quindi... Però io prima ho fatto lo scoglione e l'ho abbracciato. Oh, lo risparmio da questo qua, perché stava continuamente... Ah, giusto. Vedete, di qua c'è un passaggio segreto. Beh, non proprio segreto, dovresti andarci comunque. Bene, di qua si va... Cos'è? Ah, senza candele o magiche guide, i mostri possono usare i cristalli per navigare. Ok. Ah, i cristalli, vabbè, i cristalli, da voglia. Ma i cristalli non mi piacciono molto. Se toccate le lampade, tipo, potete... Sì, potete, come dire... E chi ho trovato ora? Male. Puliscimi, please. Mi faccio prendere... No, no, no. Sì, no, mancato. Ma porca. E proviamo. Clean. Verde significa pulito. Prendilo. Oh, per fortuna. Ora posso risparmiarlo. Ora sono noi due, eh. Che cavolo. Mi sta tirando bracciate. Qui invece facciamo flex. Flex facciamo solo noi due. Questa cosa è molto homosex. Quindi è meglio smetterlo subito. Non perderò questo contest, invece sì, lo perderai. Perché tu ti sparerai fuori dalla stanza. Infatti, è come voleva si dimostrare. Ho perso abbastanza vita però, eh. Abbastanza. Dai, di qua, di qua, di qua, di qua. Dov'è la lampada? Lampada, lampada, please. Giù non c'è nulla. Di nuovo la lampada. Ma i cristalli a cosa mi servono? Non mi servono nulla i cristalli. Almeno no, a me, finché non divento un mostro tipo per simbiosi, che ne so. Tipo mi attacco a troppo un mostro e divento anche un mostro, no? Ah, siamo riusciti. E ora diventa sempre più buio. Come mai? Eh? Dietro di te. Ma che cavolo, ma al teletrasporto qua? Com'è che eri dietro di me? Punto, punto, punto. 7. 7 anime umane. Con il potere di 7 anime umane, il nostro re, il re Asgore Dremur, grazie per lo spelling, diventerà un dio. Con quel potere, Asgore potrà finalmente distruggere la barriera. Ah, e potremmo tornare sulla superficie e restituirgli il favore di sofferenza e dolore. Ah, però. Capisci, umano? Questa è la tua unica chance di redenzione. Dacci la tua anima oppure la prenderemo dal tuo corpo. Help. E schivala, schiva. Fagli un parry, fagli un parry.
funziona. Kundain, ti utero comba terre. Ha una lancia, tipo. Se starnutisce, starnutisce, gli finisce nel cervello. Va bene? Io ce l'hai fatta, Undaine, davanti a te. Sì, ok. Preferirei il contrario. Cosa? Ah, c'è proprio da te per combattere. E aspetta, chi sta combattendo? Non lo direi ai miei genitori, vero? Credo proprio di sì. Comunque, io vado, perché adesso c'è la luce e prima non c'era? Tipo lampada. Ah, una cosa. Ah, quello dell'altra volta, è vero. Ti dico il mio desiderio, prometti che non riderai? Vediamo, questo qua. Sicuro, non riderò. Vediamo. Un giorno vorrei scavalcare questa montagna. Dove siamo tutti seppelliti, stando sotto il cielo, guardando il mondo tutto intorno. Questo è il mio desiderio. Vediamo. Ti avevo detto che non avresti riso. Scusa, è solo divertente. Ecco, anche questo qua è il mio desiderio. Oh. Comunque c'è una profezia. L'angelo, l'unico. No, quello che ha visto la superficie un giorno tornerà e l'underground si svuoterà. Allora, comunque, in entrambi siamo noi, perché allora o ammazziamo tutti e quindi si svuota, oppure li liberiamo che si svuota, quindi siamo noi. Ehi, sì, e tu? Cosa c'è? Ancora questo qui è. Che cosa c'è? Dimmi, dimmi. Non serve che ti avvicini così tanto. Non dovrei essere qui, ma vorrei chiederti una cosa. Non l'ho mai chiesto a nessuno prima d'ora. Sei umano, vero? Ah, lo sapevo. Comunque, adesso lo so. Undai mi ha detto, sta lontano da quell'umano. Quindi credo che ora siamo nemici. Così, di punto in bianco. Ma non mi piace. Di qualcosa tipo ti odio. Per favore, no. Cosa? Quindi devo farlo io? Niente. Odio. Boh, odio il tuo interno, credo che abbia detto. Ha detto qualcosa. Ma vado a casa adesso. Vai. Sì, ma girati almeno. Cosa vai? Fai il moonwalk. Aspetta, aiutami, sono caduto. Cosa vuoi? Vabbè, ma chi lo aiuta ai due? Vuoi botte? Vuoi pacche? Oh cavolo, devo tirarlo su. Io già mi stavo avvicinando tutto. Vuoi pacche? Invece. Aspetta un secondo, ma scusa, ma come vado ad aggrapparsi se non ho le braccia? No, veramente. Ah, comunque, se vuoi colpire il mio amico, dovrei prima colpire me. E si allontana. Come se sto sgorbio senza braccia fosse fortissimo. Comunque, allora, grazie, ma me sarei potuto cavare anche da solo, È andata. Hai salvato la pelle. Credo che essere nemici era una bella pensata. Invece siamo amici e basta. E dovrei veramente andare a casa. Credo che i miei genitori siano piuttosto preoccupati. Ora me ne posso andare anch'io? Più tardi? No, no, più tardi. E finalmente. Adesso dove si va? Se è finita, sono finite le cascate? Una grandissima grotta. Grotta, una montagna. Sembra qui, dai. Sette anime e comincia. E ricomincia con la Bibbia. Sei. Questo è il massimo che siamo riusciti a collezionare. Ad avere in tutto questo tempo, capito? E con la tua settima e ultima anima, questo mondo sarà trasformato.
Prima di tutto, devo dirti la parte tragica della nostra gente. E ti ho cominciato tutto il tempo fa. Spiega, dai, spiega. No, sai cosa? Fanculo, in modo figurato. Ma cosa te ne frega se stai per morire? E che mi chiama, scusa? Blink è proprio mastrolindo, invece. Tu che stai intralciando la via dei sogni di tutti, no, i libri di storia di Alphys mi hanno fatto pensare che gli umani erano buoni, con i loro robot giganti e spadaccini. Ma tu sei solo un codardo. Che scusa, ma non mi conosci? Nascondendoti dietro quel bambino, tu saresti corso via di nuovo da me. E non dimentichiamoci le tue scarpe da ballo, quelle là che avevo trovato. Non ho capito nulla. Ma sai cosa serve meglio per tutti? Se tu saresti morto. Gesù, che cazzo vuoi? Vuoi pacche, veramente? Giusto, umano, la tua esistenza è un crimine. La tua vita sta in mezzo tra noi e la nostra libertà. Adesso posso sentire il cuore tutti che batte all'unisono. Oh, madò, quando devi andare avanti? Dobbiamo combattere o no? Tutti stanno aspettando il loro momento. Ma non siamo nervosi. Quando tutti si uniscono non possono perdere. Ora, umano, finiamolo qui, adesso. E ti mostrerò quanto un mostro può essere determinato. Sì, ma cominciamo! Vieni avanti quando sei pronto. Facchio! Il vento che soffia ti riempie di determinazione. Dai, che qua c'è una boss fight con le contro tutti. Ok, cominciamo. Basta scappare. Arri, sì, mi è arrivato con la lancia in faccia, sono già morto. In guardia. Help. Io risparmio. Finché sei verde non puoi scappare, finché non impari a parare i colpi, ci perri. Non durerai un secondo con me. Ah, ma che cazzo dici? Fine. Non male. E questo? Una boss fight degna di nome. Fine. Per anni abbiamo sognato un mondo di felicità. Sì, un happy ending. Sapete cosa vuol dire un happy ending? Sì, un lieto fine. E ora la luce del sole ci sta abbagliando. Praise the sun. E adesso? Non ti lascerò scappare. Penso, sì, perché non potrei neanche scappare. E questo è il problema. Adesso basta scaldarsi. Anch'io mi sto scaldando. Beh, avete visto? No, ho sbagliato. Pensavo di doverlo parare, invece. Pietà, non posso credere che tu vuoi risparmiarmi. Ma che? Io posso e lo farò. Qua, non dico che è difficile, però dovete guardare un attimo. Già finito. Ma anche se ti risparmiassi. Sì, finisce la frase. Odio quando non finisce la frase. Dopo un po' diventa davvero facile. E adesso non più. Nessun umano ha mai battuto Asgore. Nessuno prima di me. Come ho fatto a farlo? Onestamente, ucciderti ora sarebbe un atto di pietà. Volevi, guarda che passa, non si aspettava. Punto. Beh, non è male come boss fight. Diventa sempre più difficile. Quindi smettila di essere così resistente. Dammi un buon motivo per farlo. Io non smetterò finché non scapperò. Sì, mi ha lisciato i capelli, eh? Ma di cosa cavolo sono fatti gli umani? Di umanità. Sì, tipo, sono stato temperato da Darkrus, e quindi anche se muoio torno qui e ti romperò le palle sempre, finché non morirai tu. Comunque. Qualsiasi altro. Sì, chiunque sarebbe morto ora. Davvero? Ma no, gli umani? Vediamo. Alphys mi ha detto che gli umani erano determinati, lo sono. Quello era difficile.
Adesso capisco cosa intendeva. Quelli là gialli riesco a trattenerli a fatica. Ma sono determinato anch'io. Beh, vedo. No, l'ultimo. Determinato da finirlo proprio ora. Sì, mi farò un underground tutto mio con Blackjack e Squillo di Rosso. Dai. Ma cosa sta succedendo? Cosa si fa ora? Un ice cream. 15 HP. Proprio ora. Sì, so che non dovrei combattere, ma dovrei scappare, ma io voglio farlo. Paura, eh. Io non la smetterò finché. Cavolo. Ah, fatto. Allora, ma muori, dannazione! No. La fatica che sto facendo per tenere. Ma io non sto capendo nulla. Allora, li ho parati tutti, ma tutti per pura fortuna. Non avrò mai. Sì, non accetterò mai la pietà da un verme come te. Io. Ti sto evitando tutti gli attacchi. Prova a colpirmi una sola volta e ti giuro che morirò. Non mi risparmierai mai. Che cavolo? Che cosa vuol dire? Scusa. Qua è facile, trattino difficile. Punto punto punto. Ok, quando dice punto 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 si sta incazzando e dobbiamo scappare. Non che fa attacchi più forti, solo che o stiamo qua altre 2 ore oppure ce ne scappiamo. Maledizione, via 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 via. Cavolo, sei veloce. Dribblala. Cosa? Smettila di correre. Dammi un motivo. Puh, io me ne vado. Dai, dribblala, dribblala. No, 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 non ce la faccio. Vieni qui. Piccolo bastardino. No, 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 ho sbagliato, 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 sbagliato. Ho sbagliato. Sì, vabbè, sto qua è schivabile. Guarda, lo faccio a occhi chiusi. Un occhio chiuso. Ce l'ho fatta. Lol, me ne vado. Pronto? Ma che cosa? Adesso devi chiamarmi. Ehi, come va? Stavo pensando, tu, me e Undain potremmo tutti uscire un giorno. Eh? Penso che voi due sareste buoni amici. Andiamo a casa sua più tardi. Clicca. Ma che cavolo adesso mi chiami quando mi stai inseguendo con una lancia appuntita? Madò. Vieni qui, piccolo dannato. E io me ne vado di nuovo, eh. Puoi vedere? Sense, mi aiuti un attimo. Paura, eh. Ha guardato Sense con un'espressione tipo: fermalo, no? Oh, mi sa che si è. Allora, o è il momento giusto che ti ammazza, oppure si è stufata. L'armatura è così bollente. Ma non posso. Lasciare. Non posso arrendermi. Lo stai facendo. L'ha fatto. Prendo un bicchiere d'acqua. Ho preso un bicchiere d'acqua. Ah, adesso me lo bevo. Ah, adesso me lo bevo. Ops, 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 ops. Ok, è il momento giusto, eh. Dai l'acqua a Undain. Si ritira una secchiata d'acqua. Ha funzionato. Adesso si alza e. Morto. O no? Ah sì. Non dice una parola e tutto questo è molto preoccupante. Adesso ci guarda. Adesso se ne va. Io mi preoccuperei. Ah, ok. Chi sono quei tizi? Lo scopriremo nella prossima puntata. Ciao a tutti, bei ragazzi. No, aspetta, vi spiego tutto. Ok, la boss fight me la ricordavo davvero tanto più difficile perché la prima volta io davvero ci ho provato 30 volte. Solo dopo ho scoperto che dovevo scappare. Comunque, sì, l'ho portato dopo tanto tempo perché non ero abbastanza determinato. Ora sono determinato e ve l'ho portato. Comunque, continuate a seguirci per i prossimi episodi sia di questo sia di tanti altri giochi. Ciao a tutti!